Buongiorno a tutti gli amici di Otaku TV Italia. Questa mattina abbiamo con noi due dei massimi esponenti del fumetto mondiale, David Messina alla mia destra e Sara Pichelli alla mia sinistra. Sara Pichelli ormai ha un posto d'onore nel team Marvel, dove ha firmato gli ultimi album, anzi, cioè direi le prime tavole di Ultimate Spider-Man, e soprattutto si è distinta tra gli artisti emergenti vincendo il premio dell'Eagle Award nel 2011, assegnato appunto al miglior artista emergente. Fin dall'inizio è stata una collaborazione con David, non so bene da che anni, credo dal 2008-2009. E poi adesso è diventato una sorta di binomio artistico e fumettistico. David è un artista che è definito con uno stile unico all'interno del panorama del comics. Quindi adesso possiamo iniziare a parlare, iniziamo con Sara, quindi perdiamo la precedenza alle signore. Allora, Sara, sei una delle maggiori esponenti del mondo fumettistico italiano e sei andata anche tu all'estero. Ciò è visto, soprattutto nel mondo Marvel, vedere una donna applicarsi nel campo dei fumetti è un po' come vedere un alieno. In Italia, nel campo bonelliano, ci sono molti più artisti femminili, invece nel campo Marvel ti sei proprio distinta, quindi oltre alla bravura ci sono tutta una serie di componenti. Ma pensi che sia un pregiudizio italiano in quel mondo lì, o è solo questione oltre di capacità anche di opportunità? Ciao a tutti. Per rispondere alla tua domanda, in realtà no, non credo sia un razzismo italiano, è che io credo sia sempre stata una questione di interesse, non di capacità o altro. È semplicemente che per lungo tempo le donne, le ragazze magari non erano interessate a quello che era il mondo del fumetto. Poi nel tempo, soprattutto negli ultimi anni, le cose sono cambiate parecchio. Quando io ho iniziato a lavorare nel 2008 non ero la prima donna che lavorava per i comics, fu, se non sbaglio, Federica Manfredi e chi altro? Italiano, Elena Casagrande, quindi diciamo erano pochissime, le potevi contare sulle dita delle mani, quindi sicuramente sì. Però ultimamente mi capita spesso in America di fare conferenze proprio a riguardo, e spesso si chiama Women of Marvel, ad esempio, quando ci riguarda, e stanno sempre aumentando, anche grazie probabilmente alla contaminazione dei generi, da quando anche il fumetto è passato nei cinema o viceversa. Insomma, secondo me questo sta un po' smuovendo la situazione, ma anche perché in generale le donne si stanno sempre di più differenziando all'interno dei diversi lavori, e quindi non poteva non toccare anche il fumetto. Sì, dimostrano un certo più brave magari, ma in realtà è come per qualsiasi altra cosa, dai un punto di vista. Quindi io lo trovo interessante in realtà come mix, vediamo cosa uscirà fuori. Grazie. Allora, David, a te volevo chiedere come mai, cioè tu hai prevalentemente lavorato all'estero, quindi in Italia sei conosciuto perché hai lavorato all'estero, ma anche hai iniziato comunque a lavorare ovviamente in Italia. Cosa manca in Italia perché il mondo del fumetto e di quel genere spicchi e abbia un rilievo all'interno del panorama? Domanda un po' difficile, perché in Italia non mancano davvero i talenti né la capacità di fare fumetto ad alto livello. Il problema forse è che manca una concorrenza che faccia sì che le case editrici aprano anche a stili diversi, a disegnatori con impronte stilistiche differenti da quella che è uno stile tradizionale, classico, realistico, che è un po' il portabandiera della Bonelli, ma che fondamentalmente è l'unico vero editore che abbiamo in Italia. Quindi c'è bisogno di più concorrenza per poter avere anche più spazi per chi disegna in maniera differente. Uno dei problemi che mi ha spinto ad andare all'estero era che il mio stile veniva considerato troppo americano e troppo diverso da quelli che erano i classici standard della Bonelli e ai tempi anche della Star Comics, che pubblicava la Zero Sled. Quindi fondamentalmente forse è questa carenza, perché dal punto di vista tecnico credo che davvero fra i migliori disegnatori in assoluto che ci sono al mondo la maggior parte sono italiani. Allora, chiedo ancora a Sara: quanto ci metti di tuo come storyboarder, visto che è anche una delle tue attività? C'è un tocco femminile anche nelle tue storie, nei tuoi disegni, rispetto a una... Cioè, ti viene voglia qualche volta di correggere qualcosa o di mettere qualcosa di tuo nelle tue storie? Beh, io penso sia abbastanza normale mettere, a prescindere dal genere.
mettere qualcosa di proprio nelle tavole. A me, se vogliamo rimanere in tema, la cosa che mi dicono è la cura nel vestiario, nel look dei personaggi, e questo forse è molto femminile, se vogliamo. Però in generale la mia esperienza nel mondo dell'animazione, oltre a fare la storyboarder, ho fatto anche animatrice tradizionale 3D, e credo sia proprio questo che emerge un po' più evidentemente nelle mie tavole, quindi un certo tipo di dinamismo forse nel linguaggio del corpo, un'attenzione nella comunicazione fisica dei personaggi, che ovviamente venendo un'animazione era un must da fare, perché devi animare un personaggio, quindi devi assolutamente descriverne le caratteristiche fisiche. Quindi credo sia questo quello che emerge riguardo la mia esperienza nell'animazione. Okay, grazie mille. David, ti chiedo ancora questa cosa qua. Il tuo stile è definito, anzi il tuo tratto è definito ricco e potente, quindi, come dicevi te, più portato verso il fumetto americano, lo stile propriamente Marvel. Ma pensi che continuerai, stai evolvendo, è sempre un evolversi della tua tecnica, o ormai è un tratto che ti contraddistingue e quindi proseguirai verso questa linea di... Effettivamente proprio in questi giorni sto cercando un po' di rivedere quelle che sono le caratteristiche del mio stile, e da un po' che sto cominciando a studiare disegnatori diversi. Personalmente penso che nel momento in cui ci si fermi su uno stile, un modo di lavorare, in un qualche modo si è un po' perso, si è spenti. Credo che la ricerca sia parte integrante del lavoro del disegnatore, e proprio in questo periodo mi sto muovendo verso altre direzioni completamente differenti da quello che ho fatto finora. Non è detto che poi il mio stile davvero cambi, però ora ho l'esigenza di provare a disegnare in maniera diversa. Quanto di questa ricerca poi ci sarà nelle pagine dei miei lavori futuri non lo so, non sono in grado di dirlo, però in questo momento, per esempio, è un'esigenza che sento molto forte, e infatti sto cominciando proprio a sperimentare anche strumenti e carte diverse al fine di trovare altre soluzioni a quanto ho fatto fino ad adesso. Benissimo, quindi vi chiedo l'ultima domanda: per il futuro, pensate di proseguire una collaborazione, questo binomio, o seguirete strade differenti artistiche? Chiediamo prima a Sara. In realtà, a parte il periodo in cui ho fatto da assistente a David all'inizio, prima di Laura Marvel, non abbiamo nessun tipo di collaborazione, salvo il fatto che siamo nello stesso studio e quindi lavoriamo attaccati, e che non è sempre un bene, soprattutto 24 ore al giorno diventa un po' pesante. Però scherzi a parte, chissà, sicuramente ogni tanto nei nostri discorsi viene detto, insomma, ma perché non fare qualcosa insieme? Non lo so, vedremo dove ci portate. Assolutamente. No, ma soprattutto lavoro, anche se sono cose indipendenti, io ci ho guadagnato, perché lui è il mio ghost nerd. Io, non essendo una grande nerd, e sto imparando ad esserlo, sono una young nerd, ho bisogno di qualcuno che nell'ombra mi guidi verso la luce. Grazie. E quindi, i tuoi prossimi progetti lavorativi, si può accennare qualcosa? Hai in mente già qualcosa che si può dire? O... In realtà va detto che lavorando spesso legato al mondo del licensing, quindi a serie televisive come Star Trek, come True Blood, e spesso e volentieri sono vincolato a non poter parlare proprio dei contratti di non divulgazione. Al momento sto finendo quello che è il primo arco narrativo di Bounce, il fumetto che ho creato con Joe Casey per Image, e dopodiché volevo prendere un attimo di pausa per valutare alcune proposte che mi sono state fatte e vedere magari quale in questo momento è più vicino a ciò che voglio fare io, per cui non mi posso ancora sbilanciare, perché ho già avuto un paio di queste offerte, ma trattandosi di cose che sono ancora in fase di lavorazione non posso neanche accennare, non sono titoli che già escono al momento, però ecco, ho un paio di offerte molto interessanti da valutare in questo periodo. Allora, ringraziamo quindi David Messina e Sara Pichelli, e alla prossima intervista.